mattina il foulard non si mette più. Quella che sentite è Vincenzina e la fabbrica. Per quanto mi riguarda, la più bella canzone di Enzo Iannacci, del 1974. Questo invece è Daniele Simoni, che come Vincenzina è davanti alla fabbrica, solo che lui si è incatenato perché è stato licenziato, insieme ad altri 496 lavoratori. La fabbrica si chiama Embargo, costruisce compressori per frigoriferi. E il gruppo brasiliano Embargo è controllato dalla Whirlpool Brazil, che ovviamente è di proprietà della Whirlpool Corporation. Questa è la storia di un enorme suppostone che ha fatto il giro del mondo. È stato lanciato con un consiglio di amministrazione a Rio de Janeiro, ha sorvolato i Caraibi, è rimbalzato nel Michigan, poi ha attraversato l'oceano, ha sorvolato tutta l'Europa ed è finita nel culo di 496 lavoratori di Chieri. Complimenti per la mira! Tra l'altro la Embraco di Chieri, perché prima ho sbagliato detto Embargo, ma è Embraco, è una fabbrica che va bene, va benissimo. Nel 2016 ha avuto un utile di 14 milioni di euro. Non ha debiti, non ha oneri finanziari, non ha buchi in banca. E un'azienda così dovrebbe pensare ai lavoratori. Non dico di pagare l'università e i loro figli, perché sennò là saremo a Narnia, però almeno regalatele un abbonamento per i distinti per guardarsi il Torino. E invece no. Li manda a fare in culo e se vogliono vanno a fare i compressori in Slovacchia. Difatti si era incazzato tantissimo il ministro Carlo Calenda. La Repubblica aveva scritto: l'ira di Calenda, irresponsabili, non incontro più questa gentaglia. Li ha chiamati gentaglia. Voleva lanciare i sassi alle finestre della ditta. Tanto che perfino gli operai le hanno detto di stare calmo, di non fare il solito estremista del governo che vuole difendere i lavoratori. Calenda aveva chiesto altri 10-12 mesi di tempo in modo da trovare altri finanziatori. Ma dal Brasile hanno risposto che dovevano per forza licenziare, altrimenti avrebbero avuto un problema con la borsa. Ma lo capite come funziona? Se licenzi gli operai, la borsa va su. Se aumenti gli stipendi, la borsa va giù. Tempo fa la borsa di New York aveva perso 5 punti. Paranoia, panico, e non capivano il perché. Ecco il motivo. La Repubblica aveva scritto: salari ai massimi, giù Wall Street. HuffPost aveva scritto: è il mercato bellezza, i salari aumentano, la borsa crolla. Quindi la borsa guadagna quando la nostra vita è una merda. Negli anni 70 il lavoro era fatto di 70% di economia vera, produzioni industriali, manufatti. Solo un 30% era costituito dalla finanza, cioè fare i soldi con i soldi, la borsa. Oggi invece quelle percentuali sono rovesciate. Per il 70% finanza e solo il 30% è economia reale. Se andiamo avanti di sto passo ci mangeremo i bitcoin. A me piacerebbe sentire il parere di qualcuno che se ne intende, come un finanziere, chiedere com'è possibile. Ci vorrebbe un finanziere che avesse anche altre attività. Che ne so, qualcuno che sappia spiegare bene le cose come un editore. O che sa essere preciso come un ingegnere. Magari pure uno di sinistra. Certo, uno di sinistra sarebbe l'ideale. E io so chi può essere. Lui. Bisognerebbe proprio sentire la sua versione, perché lui, negli anni 70, voleva licenziare 70.000 dipendenti della Fiat. Perché lui li vedeva solo ed esclusivamente come dei numeri. E non lo dico io, lo diceva lui stesso.